Ed ora la politica. Ieri la decisione della conferenza Regione Autonomie Locali che a Palazzo Balbi ha accolto la proposta di mantenere le 6 province con l'aggiunta della città metropolitana. Una soluzione che vede l'opposizione netta del presidente della provincia. Sentiamo. È un'occasione persa e con quanto è stato approvato dal Cagliari io credo che si sia segnato il fallimento di quella che sarà la città metropolitana. In questa fase tutto quello che dà autonomia e maggior vigore alla comunità veneta è ben accetto da me. Da Ca' Cornera a Palazzo Balbi, sponde opposta del Canal Grande, sponde opposta nel disegno della città metropolitana, perché la conferenza Regione Autonomie Locali salva le province e aggiunge il superente, e per Francesca Zaccariotto significa che tutto rimane come prima e la spending review va a farsi benedire. È da mesi che io continuo a sostenere che la città metropolitana non può e non deve coincidere con la provincia di Venezia, ma deve mirare ad individuare quelle che sono le realtà che si integrano, che condividono servizi, opportunità, sviluppo. Caustico il presidente della provincia di Venezia che vuole la città metropolitana, anche se diversa da quella prospettata finora. Il braccio di ferro con il sindaco Giorgio Orsoni sulla necessità di eleggere il super sindaco e il consigliere rimane immutato, ma il numero uno di Ca' Cornera ce l'ha anche con chi, tra i suoi colleghi presidenti di provincia, ha deciso di mantenere lo status quo. Forse qualcuno si è fermato a mantenere tutto immutato perché altrimenti si perdono dei collegi elettorali, si modificano delle realtà che poi potrebbero comportare altro tipo di problemi. Un commento al vetriolo che paradossalmente sembra in sintonia con il PD regionale, l'unico a essersi opposto alla proposta passata ieri e che ha parlato di amministratori attaccati alle poltrone. Speriamo che il cittadino non dimentichi. Ma a Palazzo Balbi le polemiche scivolano. Secondo il governatore sarà solo Roma a decidere chi si salverà e chi no. C'è una legge, vediamo cosa viene fuori intanto dal Consiglio regionale, che non è che 60 consigli decidono in base a quello che dice il Presidente della Regione. E dopodiché il governo che avrà l'ultima parola.